la scomparsa di Giovanni Paci ha colpito dolorosamente tutto il mondo politico. Lei è stato uno dei collaboratori più stretti di Paci. Il suo ricordo? Ma io ho un ricordo politico, ma un ricordo soprattutto familiare. Giovanni Paci è andato, era un amico di famiglia, un amico di elementari di mio padre, abbiamo avuto delle frequentazioni familiari, quindi è chiaro che sono particolarmente colpito. Abbiamo avuto anche poi da piccolino, sono stato abituato a conoscere politicamente Giovannino perché andavo a sentire i suoi comizi, poi man mano siamo andati avanti con l'attività politica. Lascia un vuoto enorme, soprattutto perché è un uomo, è un galantuomo, uno di quelli che in politica difficilmente oggi si trovano, un uomo che ha dei valori che ha portato avanti, li ha sempre difesi e ci ha sempre creduto, e credo che per noi, per il centrodestra, per la destra abruzzese è una perdita enorme. È stato il primo presidente di regione che proveniva dal Movimento Sociale, lui che è uno dei fondatori del Movimento Sociale e poi aderito ad Alleanza Nazionale, quindi un uomo lucido, un uomo lineare, un uomo che nella vita ha saputo portare avanti la politica e portare avanti anche la famiglia. Un amico con il quale mi legavano appunto stima, simpatia e anche scambio di opinioni sulla vita pubblica, sulle vicende di questa regione, sulle vicende del paese. Lo ricordo con molto affetto, ne ricordo lo spirito, l'energia, le capacità, e il rapporto che mi legava a lui costituisce per me un riferimento, perché si può essere si può essere in parti contrapposte da un punto di vista politico su fronti a volte opposti, senza per questo smarrire il valore dei legami umani e la necessità del confronto e del dialogo.